Gentili telespettatori, buona giornata. Faccio questo video non per vantarmi di qualcosa, non per far vedere che io posso. Sono giorni che condivido con voi nella community le fotografie dove sto girando l'Italia, vi faccio dei video dove vi racconto il giochino del bancomat, gli alberghi come li ho trovati, la pulizia, insomma vi faccio delle fotografie istantanee di quello che mi succede. E ho visto tanta invidia, tanto rancore, proprio tanto livore. E allora ho detto, ma allora, visto che molti hanno questi sentimenti, perché non fargli un bel video e raccontargli davvero la mia vacanza, in modo che possano davvero invidiare, possano davvero tirar fuori tutto il livore e il rancore che hanno. Quindi sotto questo video, e questo video è dedicato proprio a quelli che invidiano, qui sotto potete sfogare tutta la vostra invidia repressa. Non reprimete la vostra invidia, fatemi vedere, dimostratemi la forza della vostra invidia. Allora, la mia vacanza è durata 30 giorni. Non ho mai conosciuto nessuno che avesse fatto una vacanza di 30 giorni. Allora, per fare la vacanza di 30 giorni c'è voluto un anno di programmazione, perché non è la vacanza dove dici vado in quell'albergo, sto lì 30 giorni, prenoto l'albergo e finita lì. Prenoti e finita. No, io ho fatto una vacanza itinerante di 30 giorni e far combaciare tutto non è stato per niente facile. Quanto è costata la mia vacanza di 30 giorni esatta? È costata tra i 20.000 e i 25.000 euro. Attenzione, non sono qua a vantarmi e dire io posso e tu no. Sto dedicando questo video alla numerosissima platea di persone a cui io do fastidio, e quindi diamogli, come si dice, pan per i suoi tent, diamogli materiale per invidiare veramente. Ecco. Allora, non è stata una vacanza, come dice qualcuno, al risparmio. Non sono andato nelle bettole per poi dire mamma mia, guarda, i piatti sporchi, il giochino del bancomat. Ricordatevi che se voi andate in un albergo di lusso o andate in un alberghetto a 2 stelle, trovate gli stessi identici problemi. Anzi, magari l'alberghetto a 2 stelle è meglio dell'alberghetto 5 stelle. Io di solito all'estero vado in alberghi 5 stelle, a volte 5L, la L sta per lusso, quindi 5, un po' più di 5, 5 lusso. Quando mi muovevo per lavoro come dirigente mi muovevo anche lì in hotel 4 o 5 stelle. Questa vacanza parte con l'aereo. L'aereo andata e ritorno, 4 persone, non 2 o 1, qui siamo in 4 che ormai pagano tutti prezzo pieno. L'aereo andata e ritorno, oggi gli aerei costano una fortuna, classe economy, quindi non sono andato in prima classe, business, non sono andato a pavoneggiarmi nella prima classe seduto così bevendomi, no, economy, in mezzo a tutti quanti. Andate e ritorno 4 persone, ne sono ricordo, vi dico delle cifre così, non stiamo lì tra i 6 e i 7.000 euro, non mi ricordo 6.500, tra i 6 e i 7.000 euro l'aereo, andate e ritorno, pronti via, senza aver ancora cominciato la vacanza, 6-7.000 euro di aereo, andate e ritorno. Poi ho prenotato... Ho fatto tutto un giro in Italia. Volevo principalmente, il viaggio era per
far fare ai bambini quello che io ho fatto da giovane, non tutto in 30 giorni, ma io l'ho fatto in diversi momenti. Volevo regalare ai miei figli principalmente quelle esperienze che ho fatto anch'io. E pertanto, oltre l'aereo, c'era da prenotare per 30 giorni tutti hotel diversi. Prima di tutto, affitto della macchina. La macchina mi è costata circa 2.000 euro, la macchina per 28 giorni, 29 giorni. Più di 30 giorni poi non puoi affittarla la macchina, perché il massimo è quello. La macchina mi è costata 2.000 euro, non ho preso una macchina piccola, sempre per la sicurezza dei bambini, macchina grande, non per andare in giro col braccio fuori a dire guardate che macchinone, no. Ho preso la macchina grande per sicurezza e poi per le valigie. Ho dietro 3 trolley, 2 valigie grosse, 4 zaini, sacchetti. Non posso lasciare la macchina con la cosa in vista, quindi mi ci voleva una macchina abbastanza grandina, se no avrei speso anche 1.200 euro. Invece ho preso una macchina grande, 2.000 euro. Chilometraggio illimitato, però ci sono poi da spendere la benzina. Di benzina ho fatto in un mese più di 4.000 km, ci sono un 400 euro di benzina, quindi 2.000 di macchina, 400 di benzina, e poi ci sono anche, se non sbaglio, circa 300 euro di autostrada. Quindi la macchina, tutta la gestione della macchina, circa 3.000 euro. Le mie giornate non erano solo, non era andare in spiaggia, ho portato i bambini a Rimini, Viserbella, hotel 3 stelle, quindi non sono andato nel 5 stelle lusso come faccio quando vado all'estero. In Italia a Viserbella non è che vai nell'hotel 5 stelle, ci saranno, ma non esiste andare a Viserbella all'hotel 5 stelle, un bel 3 stelle. Lì ho preso una suite, una junior suite, ce n'erano due in tutto l'hotel, quindi sono due camere messe insieme, se no era la camera stretto con il letto a castello, il balconcino. Ho detto no, prendo la junior suite, doppio balcone, balcone grande con vista mare. Avrete visto le fotografie che ho messo, incredibile, la vista mare da quell'hotel era spettacolare. Junior suite, mezza pensione. Perché ho preso mezza pensione? Perché di giorno non stavo tutto il giorno in spiaggia, portavo i bambini nei parchi di divertimento, quindi quell'hotel 11 giorni è costato 2.800 euro. Perché? La stanza, poi se vuoi l'aria condizionata la paghi a parte, ci sono 4 euro al giorno di aria condizionata, se non la vuoi scegli tu. 4 euro al giorno di parcheggio, non sei obbligato né al parcheggio né all'aria condizionata. Quindi la stanza, parcheggio, aria condizionata in camera e poi da bere quello che spendi quando mangi la sera, quando ceni, mangi un po' sempliciotto, quando ceni la sera quello che bevi lo paghi a parte. Totale 2.700-2.800 euro. L'albergo. Poi c'erano 25 euro al giorno di ombrellone quando stavo lì, 20 euro l'ombrellone con due sdraio, più 5 euro se volevi prima, seconda o terza fila, 5 euro di supplemento. Poi io di giorno ho portato i miei figli in tutti i parchi di divertimento che c'erano. Siamo andati all'Aquafan il primo giorno, secondo giorno all'Aquafan, Mirabilandia, Fiabilandia, poi siamo andati al come si chiama, al mini golf a Riccione, poi siamo andati a San Marino, adesso vi dico, beh, non mi ricordo tutto, su 11 giorni 7 giorni 8 siamo stati in tutti questi parchi di divertimento. I parchi di divertimento per 4 persone, anche se prenoti in internet
con tanto tempo e risparmi su internet, poi magari il secondo giorno ti costa l'acquario, dimenticavo l'acquario di Cattolica, mio figlio mi dice l'acquario di Cattolica, anche l'acquario di Cattolica, ma attenzione, per quattro persone parchi divertimento ti costano 20-25 euro a persona, 30-35-40-45. Gardaland, dimenticavo anche Gardaland, Gardaland mi sembra che, se non mi ricordo male, ho pagato 40-45 euro a persona. E poi c'è il parcheggio della macchina, il parcheggio della macchina ti vanno 6-7-8 euro per parcheggiare la macchina, quindi una giornata, per esempio, a Gardaland ti costa 160 euro, più il parcheggio vai a 170 euro, poi mangi lì, se mangi lì dentro anche il minimo indispensabile spendi altri 60 euro, e poi vuoi comprare il ricordino, la magliettina, qualche cavolata, poi all'interno c'è Legoland, altri 60 euro, i miei figli volevano vedere Legoland, allora ha detto vabbè, per una volta sola che andremo all'Aquafan, altri 60 euro di Legoland. L'Aquafan, solo l'Aquafan un giorno, a me, poi tu puoi non portarti i panini da casa, non andare a Legoland, parcheggiare lontano e fartela a piedi. Io ho speso più di 300 euro solo per Gardaland, 300 più l'agriturismo che c'era lì fuori, più la cena, quindi l'agriturismo 160 euro, 300 euro di Gardaland, la sera la cena fuori altri 80 euro non te li toglie nessuno, sono giornate che costano anche 600-700 euro al giorno. Come vi dicevo, poi oltre il mare abbiamo prenotato dei veri e propri castelli, ma castelli non delle riproduzioni, castelli dove tu puoi dormire, ci sono dei castelli magnifici, sono stato al castello di Valenzano vicino Arezzo e ho chiesto la camera nella torre più alta, c'era questa camera esagonale bellissima, di un vero castello, quindi non ho preso solo l'albergo a 3 stelle a Viserbelle, ho preso anche delle residenze storiche, dei beni protetti dalle autorità italiane come beni, appunto, dove non puoi mettere l'aria condizionata, non c'è il televisore, quindi delle residenze storiche di un certo livello, quindi non uno, siamo stati in due castelli. E poi in altri agriturismo, per andare a Pisa, per andare a vedere Siena. Quindi questo mese è fatto da alberghi, macchina, aereo. Poi dimenticavo, quando esci e vai a vedere Siena, il gelatino, per quattro persone il gelatino, a 3 euro ti vanno via comunque i 12 euro pronti via per il gelatino, il cono con due palline tutte scarne, perché se poi prendi il cono di quelli grossi ti spendi anche 4 euro e mezzo a persona, quindi il gelatino e sono quei 12 euro. E poi gli ho comprato le magliettine ricordo di Siena, dell'Aquafan, ogni posto la miniatura, la penna, il ricordino, voi direte soldi buttati, me lo posso permettere, lo faccio, se non potevo permettermi non lo facevo. Ecco, voi direte ma con quei soldi lì ti ci compravi una macchina grossa, io mi sono anche comprato la macchina grossa, con questa vacanza io non ho rinunciato a nulla, cioè non è che ho fatto la fame per andare in vacanza, non è che ho fatto un anno di ristrettezze per permettermi questa vacanza. Questa vacanza è in più, cioè me la posso permettere. Non ho fatto sacrifici. L'ho fatto perché posso. Devo vergognarmi perché posso? Devo vergognarmi perché ho fatto una vacanza da 25.000 euro? No, perché pago le mie tasse, tutto dichiarato, sono i miei soldi, me lo posso permettere.
Capisco che viviamo in un mondo di invidiosi, di rancorosi, di livorosi. Infatti questo video, dopo i commenti che ho visto in questi giorni, è dedicato proprio a queste persone. Proprio a queste persone. Così possono proprio sfogare tutta la loro diciamo invidia repressa, perché di solito l'invidioso, il rancoroso è una persona che ce l'ha con gli altri perché lui non può, non ce la fa, non ci riesce, vorrebbe ma non può. Ecco, quindi il video non era per dirvi guardate io quanti soldi posso spendere per una vacanza, non l'avrei mai fatto, ma quando proprio pochi minuti fa ho finito di vedere il rancore che c'è nei commenti, ho detto adesso gli faccio un bel video, è inutile che mi faccio scrivere cose piene di rancore parlando del bancomat, adesso vi faccio un bel video così potete invidiare proprio bene, forte, eh? Quindi i miei giri non sono al risparmio e quindi trovo l'albergo con le stoviglie sporche perché ho scelto la bettola di una stella e cara grazia che ci sono le stoviglie, no, no. Io ho fatto una vacanza che si può permettere neanche l'1% degli italiani, neanche l'1%. È una vacanza che può fare solo chi ha un reddito molto alto, molto elevato. Non ve lo sto dicendo per farmi bello, guardate, non me ne può fregare di meno, non devo dimostrare a nessuno che c'ho i soldi. Era veramente proprio dedicato ai rancorosi che ci sono sul canale, eh? Adesso potete sbizzarrirvi, magari state già scrivendo, no? Io con quei soldi avrei comprato mezza casa. Io ce l'ho anche la casa, c'ho anche le macchine di lusso, orologi di lusso, abiti di lusso, quindi questa era proprio in più per la mia famiglia. C'è chi può e c'è chi non può. Mi spiace per chi non può. Arrivederci a tutti e grazie.